Ciao a tutti! Oggi prepareremo il babà rustico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte, lievito, zucchero, olio di semi, uova, sale, parmigiano grattugiato, pepe, salame tagliato a dadini, prosciutto cotto tagliato a dadini, pancetta dolce a dadini e provola tagliata a dadini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito. E lo zucchero. E azioniamo il bimby per 2 minuti. 37 gradi. Velocità 3. Aggiungiamo le uova e l'olio e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina il parmigiano il sale e il pepe e azioniamo il bimby per 3 minuti in modalità spiga. Aggiungiamo il prosciutto, il salame e la pancetta. E facciamo impastare per 20 secondi in modalità spiga. Aggiungiamo la provola che abbiamo tagliato a pezzi grossi. E azioniamo il bimby per altri 20 secondi, sempre in modalità spiga. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo per babà che abbiamo precedentemente imburrato, del diametro di 24 cm. Lasciamolo lievitare per 3 ore in forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione, abbiamo ripreso il babà. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Il babà rustico è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Babà rustico. Grazie e alla prossima ricetta.